Signore e signori, buongiorno, anzi, buongiorno, buonasera. Sono le 17:35 qua nell'Artico e sto aspettando le ore 18 per prendere un traghetto per andare su una bellissima isola e godermi il sole di mezzanotte. Sono in cerca di legna, ho trovato quest'area dismessa e adesso faccio un po' a fette con il coltello questo pancale di legno, così avrò un po' di legno per il fuoco per cucinare la cena. Adesso sono in cerca di un luogo dove appunto montare la tenda. C'è un po' di venticello perché appunto sono sul mare. Sono in un posto incredibile, ho appena trovato tutto il necessario, un ruscello che mi può dare acqua per bere, per spengere il fuoco, per fare il caffè, legna, quindi adesso l'unica cosa che manca è trovare la giusta location per poter montare la tenda e sempre restando un po' al riparo perché voglio accendere il fuoco e voglio che non sia troppo esposto. Direi che questa piana è perfetta perché sono al riparo da queste rocce, che il vento viene da questa parte. E quindi se voglio accendere il fuoco e essere abbastanza sicuro, quello è il posto perfetto. E poi mi basta fare due passi, ragazzi, per arrivare a una vista che non ha bisogno di ulteriore descrizione. Questo posto, ragazzi, parla da solo. Incredibile. Pensando a dove mettere la tenda, sono ricordato che non ho portato il cuscino. C'è sempre qualcosa che mi scordo, maledizione. L'idea era quella di accamparsi con la tenda in cima a uno di quei monti alle mie spalle, ma era troppo pretenzioso, visto il peso del mio zaino, con tutta l'attrezzatura fotografica, l'attrezzatura da campeggio. Beh, ragazzi, direi che stare al riparo in una di queste rocce è il posto ideale per godersi il sole di mezzanotte. Adesso sono circa le 8 di sera, il sole è sempre alto, però wow! Tenda montata, vista che, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Materassino gonfiato. Beh, non resta che provare la posizione. Beh, non ho portato il guanciale, però questo materassino un po' di guanciale lo fa. Beh, ragazzi, perfetto. Adesso che si avvicina la sera, il vento cala. Il sole continua ad essere alto sopra la mia testa e tra poco
illuminerà anche la tenda, quindi la riscalderà anche per la notte, ma se il vento proprio sarà inesistente, vi dico che sicuramente farà uscire il materassino e il sacco a pelo e mi riposerò qualche oretta lì su quel cucuzzolo. Devo portare adesso qua la legna, così è tutto pronto per il fuoco e poi mi posso dedicare a fare qualche riprese con il drone, a fare un po' di fotografie, ci sono bellissimi uccelli sulla spiaggia. Vediamo un po'. Adesso che ho portato la legna, con il coltello faccio un po' di piccoli pezzetti in modo tale che sarà più facile accendere il fuoco. Mi sono posizionato dietro questa grossa roccia così da essere al riparo dal vento e non fare danni con il fuoco e soprattutto lontano dalla tenda, perché comunque accendere un fuoco anche se nell'Artico, dove il terreno è prevalentemente umido in questo momento dell'anno, comunque sia, bisogna sempre avere prudenza. Con la legna più umida che ho trovato cercherò di fare una piccola base, in modo tale dove da qui accenderò il fuoco. Faccio vedere che comunque sono completamente al riparo, qua non tira vento, quindi è perfetto. E avrò l'acqua a portata di mano, dove tra l'altro qua dietro la roccia ci sono delle pozze, quindi in caso in cui il fuoco dovesse, è impossibile, ma nel caso in cui ho l'acqua per spengerlo. Adesso vado a versare l'acqua. Adesso praticamente cosa faccio? Vado a preparare l'acqua per il caffè. Così che quando svuoto un po' questa, la vado subito a riempire al ruscello, così quando faccio il fuoco è bella piena nel caso in cui ne avessi bisogno. Adesso pensavo, prima di mangiare, iniziare a fare il time lapse per il sole di mezzanotte, volevo farmi una bella camminata su quella spiaggia in fondo e poter cercare di realizzare qualche scatto. Sono degli uccelli bellissimi che in questa stagione migrano e pongono le uova. Beh, potrebbe essere una bella occasione, vediamo un po'. Sono quasi le 10 di sera e ragazzi, il sole è sempre là. Oh, vabbè ragazzi, camminando, trovare questo ruscello che viene da quei monti, acqua purissima, freschissima, da bere tranquillamente. Ragazzi, la Norvegia spacca, non c'è dubbi. Questa spiaggia è uno spettacolo e poi ragazzi non c'è un'anima, qualche uccelletto, il rumore delle onde. 10:30 di sera. Incredibile, ragazzi. La pandina laggiù in fondo. Comunque, in tutto questo c'era l'area campeggio, o perlomeno l'area picnic. Io invece ho deciso di appartarmi nel mio fortino.
poi non sarebbe male, dopo lo spuntino, il caffè, poter fare una bella passeggiata qua su per vedere un po' il paese, il villaggio dei pescatori da un'altra prospettiva. Ragazzi, guardate che luce che c'è, è una cosa impressionante, bellissimo, è uno spettacolo. Ragazzi, lei è la regina, la pandina. Timelapse al sole di mezzanotte, yes! Sono le 11, ragazzi. Farò un timelapse di circa 2 ore e mezzo, scatto multiplo ogni 7 secondi. Adesso è l'ora della pappa, ragazzi, cazzo! Ho fame, eh! Timelapse al sole di mezzanotte, ragazzi, senza filtro, così easy. Quest'ombra mi fa un po' trilli di Peter Pan, ragazzi. Casa, paesaggio, montagne, nuvole, neve, sole di mezzanotte. Non capisco perché non fa freddo, però strano, credo che sia un altissimo livello di umidità, ragazzi. Caffè, il momento in cui accendi il fuoco, ragazzi, è sempre magico, è sempre il fuoco a, non lo so, ti dà quella sensazione di compagnia, di calore. Adesso vediamo se riesco con il semplice accendino e qualche pezzettino di legno a farlo partire. Piccoli pezzettini di legno, un accendino e adesso, ragazzi, dovrebbe essere partito. Io l'adoro. Tutto questo, tutta questa situazione, io, ragazzi, lo adoro. Adesso, mentre che sto facendo riscaldare la griglia e facendo un po' di brace, manca un quarto a mezzanotte e stanno arrivando queste nubi di umidità, ragazzi, che sarebbe figo anche fare un timelapse di queste. Pazzesco. Mancano 10 minuti a mezzanotte, ragazzi. E che cos'è questo posto? Signori e signore, il sole di mezzanotte. Il mio primo sole di mezzanotte con vista Oceano Atlantico. È l'una di notte passate e con un tempo così, ragazzi, come si fa ad andare a letto? Quindi
si va lassù. Sapete perché le persone qua d'estate non dormono male, ma vanno a dormire malvolentieri? Perché come fai ad andare a letto con una roba così? Come fai? Sono quei giorni in cui, oltre a farti delle domande, riesci anche a darti delle risposte, perché non sempre hai delle risposte, ma quando le hai realizzi, e quando realizzi e ti trovi in un posto così, ci sono due cose da fare. La prima è sapere la strada per tornare a casa. E la seconda è sapere quello che hai davanti.